Ciao, persone meravigliose di questo canale. Cioè oggi, mi puoi mettere un po' di olio nei capelli. Oggi io vi farò un video di decluttering, di buttare via un po' di glutine, non mi ricordo questa parola. Butterò via un po' di cose che ce l'ho nella mia necessaire di tutti i giorni, perché sono scaduti, sono cose che non vanno più. Io spero che vi piaccia la luce, perché questa è una luce un po' più naturale, senza essere quella luce ultra forte che usavo prima, anche perché ho cambiato lo specchio e tutto, e quella luce era più dello specchio. Io ce l'ho qua un'altra un po' più forte, però mi dà fastidio agli occhi. Quella lì mi faceva soffrire tanto, e cioè con gli occhi, quindi devo cambiare solo. Nessuna luce bianca lì, e fa un po' di qua di lato, però nel senso poi metto altre luci se magari più dà fastidio, ma io penso che questa è la luce più naturale, si sono poi i capelli. Quindi cosa c'è qua dentro di questo necessario? Un sacco di cose che butterò. Praticamente mi è venuta un'infezione nell'occhio di questo calazio, che probabilmente dovrò pure operare, quindi vediamo come sarà il futuro. La prima cosa che tolgo è questa spugnetta sporchissima, quindi però non la butto perché è la mia preferita, la vado solo a igienizzare bene, lavare. Poi un'altra cosa che c'era qua è che io butto perché è finito, cioè, ma un goccio solo, che è questo idratante cleansing della CeraVe. È sporco perché qua c'è dentro di questo necessaire, quindi quella che si usa sempre, butta tutte le cose, quindi tutto è un po' sporco. E questo qua della CeraVe è un buon prodotto per pulire il viso, pulisce bene, però non è il mio preferito, quindi ci sono altri in crema ottimi. Questo non è il mio preferito, che sarebbe questo prodotto qua. Non è il mio preferito, diciamo, sono dei prodotti migliori. Poi questo non tolgo, che è il mio prodotto, c'è cioè il mio, non ho detto, idratante per labbra preferito. Io ho preso un altro colore, però questo è il migliore, perché lui lascia anche questo colore incarnato bello per la mia carnagione. Poi altre cose che rimangono, che avevo appena messo, è questo gloss della Fenty Beauty, che è quello icy, che è gelato, che è freddo. Io adoro i gloss freddi, nel senso non è uno di quelli che fa l'effetto di aumentare le labbra, ma sulle mie labbra non ho visto. Un'altra è questo gloss, che è un po' vecchietto, però lo adoro, della Wilcon, e lui è solo un po', c'è un po' di brillantini tutto, e lo vedo solo a vedere. Io a volte lo posso usare anche da solo. Ovviamente che sono cose che vanno ritoccate, solo per far vedere, poi dopo mi pulisco le labbra, che dopo vado a letto. Poi altre cose che rimangono sono questi qua della Shaglan, che sono i due che io sto usando di più, e anche perché mi vogliono finire, nel senso che li uso tantissimo. Questo qua sta quasi per finire, vedo pure la fine sua. E questo è il mio colore preferito, Devoted, quello con brillantini. Il colore sarebbe questo. Ragazzi, io non lo so se girerò la telecamera, quindi sì, il coso è girato. Voglio che voi potete, cioè, fate lo screenshot e poi lo girate la foto, perché praticamente c'è un problema da caricare i video quando devo riportarli nel, come si dice? Ah, non mi ricordo come è la parola. Quando li devo editare, fare l'edizione. Ok. L'altro colore che mi piace tantissimo è questo qua, Risk
Risky Business, questo colore. E diciamo, mi faccio un piccolo swatch qua. Questo è questo Risky. Lui rimane. C'è un fondo un po' arancio, se tu lo passi bene così. C'è un fondo un po' arancio e anche questo c'è un fondo un po', questo ancora di più lo metto a fianco. Però nel senso mi piace mescolare tutti e due, perché questo qua che c'è il lucidino non è matte e lui lascia tipo un gloss che sembra un gloss che viene di dentro. Quindi tutti questi che ce l'hanno le parti lucide sono così, che ce l'hanno un po' luci, nel senso, non deve vedere la differenza. Questa è matte, questo c'è un po' di lucidini nella cosa, nel tappino. Non so se riuscite, se si riesce a vedere da lì. Uno tappo è matte, un altro no. Un altro c'è un po' di glitter. Poi un'altra cosa che io non sto usando ultimamente perché non sto mettendo niente negli occhi, è questo qua che lo sto usando come ombretto. È bellissimo solo come ombra. Vedi, se tu lo lasci già così, lo metti, lo applica bene e lo lascia, rimane molto scuro. Poi un pochino rimane anche bello. Poi lui, tu riesci sempre a sfumare benissimo, anche se tu lo sfumi e li lasci bello e sfumato, cioè rimane bellissimo. Qua è perché praticamente ho la mano idratante nella mano, quindi non è la zona giusta di farlo. Quindi anche questo lo tengo ancora. Stavo già di cuore per pulire la mano dopo. Questi due li tengo, quindi questi tre. Però questo è sempre per l'occhio, che non lo sto usando adesso. Un'altra cosa che li tengo è l'Azelan. Questo comprato in Brasile, ma c'è simile anche qua in Italia, la stessa marca, è lo stesso prodotto però con un altro nome, ovviamente. Questa è un'altra cosa che tengo. Questo non dovrebbe essere qua dentro, perché io questa settimana comprerò e altri colori, il mio, perché questo qua lo adoro come tinta. Però mi sa che lo prendo online, li prendo online, provo a prendere online. Poi un'altra cosa che è qua e che mi piace tanto, gli altri non mi sono piaciuti, l'unico che mi piace è questo. Non so se la scelgo non fa, li fa ancora. È questo che c'è un po' di gloss dentro, sai? Questo è l'unico che mi è piaciuto. Poi sono i pennelli che li tolgo perché vanno igienizzati, quindi tutti. Questo qua non doveva neanche essere qua dentro, questo è di unghie, non so perché. E quindi li tolgo tutti questi pennelli che vanno tutti igienizzati. Li metto qua perché c'è una parte solo per igienizzare i pennelli. Solo pennelli da igienizzare. Poi un'altra cosa che li tengo ancora dentro è questo prodotto qua, che lo sto usando non come fondotinta perché lui è molto trasparente. Metto sopra questo solo per far vedere. E lui è molto lucido. Mi piace usarlo come fondo, nel senso prima del fondotinta io lo metto bene perché lui non copre le imperfezioni, niente, lo metto, poi metto il fondotinta di sopra e vedi come lui non ha coperto, c'è la mia questa tinta qua, questo coso, quindi lui è ottimo per fare questi, ups, per fare queste piccole cose. Quindi io le tengo per mettere dopo il coso, non solo per non sporcare niente. Rimane questo qua, in realtà dovevo regalare a mia sorella e mi sono scordata. Gli altri due li ho regalati, sono ottimi, sono prodotti buoni, che tipo i mousse, mi piacciono tutte le forme, i mousse, però c'è un sacco di cose, quindi nel senso, era più perché a lei piaceva i colori, tutto un tempo fa. C'è sempre un fondo, non so se era questo che c'era il fondo arancione o quello che c'era il fondo arancione regalato, però è un bellissimo colore.
fatto questo solo per tirare, per togliere quell'estratto di sopra. Come io uso quel pennello, a volte è buono, però questo si può usare anche con il dito. Prendi il dito, metti e sfuma. Però non è quello che lo farò al momento, però vedo come sfuma bene anche. Magari sono braccia pelosissimi da fare i peli. Guarda, ragazzi, questa settimana devo curare a me. Ho curato la casa ultimamente, non ho curato queste, già le devo buttare. Perché sono scaduti di molto e sono prodotti in crema, quindi per gli occhi adesso, poi dopo questo problema qua, non rischio. Io voglio vedere che colore sono queste, perché le voglio riprendere. Io ce l'ho altre 9, che li metterò anche qua, una o meno di loro. E però mi sa che nessuna di queste sono questi colori, forse uno è. Questo no, e poi vado un giorno che vado nella Kiko, provo ad andare a quella di Milano perché di solito sono là, ma no, non è lo stesso. Questo è il mio colore preferito, non c'è, no, non c'è. Ok, devo calmarmi. Bene, io le avevo preso questi due, che è il colore 02 e sono 9, no? E 05. Questo qua che è il mio preferito, che io lo ricomprerò, è qua sotto non c'è, ma io riesco a guardarlo bene e trovare il scritto qui 07. È buono che ce l'ho qua 07. Questo lo ricomprerò perché è un colore bellissimo. Vi faccio vedere. Guarda. Cioè, lui dell'occhio è bellissimo. Almeno nel mio carnagione. Guarda che colore bellissimo. E è 07, lo ricomprerò. Proverò già questa settimana. Non so se prendo online o no. Questo nel senso. È buono ancora, lo utilizzerò un po' asciutto, ma no, ma lo posso ancora usare un po' di volte e non è infetto, è quasi nuovo. Poi ce l'ho dei rossetti che lo utilizzerò ancora. Questo qua era un rossetto che io avevo tipo fatto il colore, però adesso è già un po' cambiato la testura, vuol dire che è da buttare e lo butto, non ci credo. Aspettate che fermo. Questo amichetto qui. Ok. Da buttare. Poi, altro da buttare. L'altro colore. Questo mi sa che l'ho preso, per favore. Penso che è questo. Vuoi vedere? No. Questo è 05, questo è 06. Che strano, sembrano uguali. Sembra lo stesso colore. Io l'ho preso guardando così. Ma adesso li guardo passando. Questo è anche, sono i due colori preferiti miei. Questo è il 06 e l'altro è 05. E questo è il 05 nuovo. Mi metto a fianco. Era non è uguale, uguale. È molto simile, ma questo è più caldo, un pizzico più caldo. E quindi lo ricomprerò. È vero, sì. Quindi quelli che in realtà devo prendere è giustamente 06 e 07. Spero di non sbagliare. Vedi, questo è quel nuovo. Magari lì non riuscite a vedere, ma lui c'è un po' di caldo. Questo qua è totalmente freddo. E c'è più dorato dentro. Quindi devo ricomprare. Un altro che devo ricomprare è 19. Questo non era qua dentro, ma non era qua dentro della borsa, però è sempre vecchissimo. E
mondo, la terra, delle cose. E lui non sembra, ma è un blu. Bellissimo. Bellissimo. Però scarottissimo anche, pericoloso per gli occhi. Poi un'altra cosa che butto è questo rossettino qua, pensa, perché è già, non mi piace il colore, come sopra gli altri. È già molto piccolino, quindi lo uso poco anche. C'è glitter, però cioè, non rimane tanto nelle labbra. E di questi, un altro che butto è anche quest'altro, però questo non è di Kiko, è un altro marco, non so qual è. Lo butto anche. E c'è un'altra cosa qua da buttare, questa è solo da togliere perché tappino. Tappini qua, sono dei tappini. C'è un tagliaunghie, non so per quale motivo. E questo lo uso sempre, quindi questo non lo butto perché lo uso ogni tanto. O lo butto, gli compro l'altro, che è vecchio. L'odore è ancora buono. Non so. Il salto lo uso da solo. Sotto. Lo butto. C'è un po' di. Diamo queste cose che non mi piacciono. Poi qua c'è il mio mescolo. Che ho già fatto il fondotinta del mio colore. È fatto, quindi era contrario. Tolgo questo per mettere da lavare. C'è un sacco di pennelli pure da lavare, anche questo da lavare. E adesso qua dentro, questo è un piccolissimo matita, una piccolissima matita, e numero è 536, che io non la butto perché non ho ritrovato uguale il colore sempre della Kiko, e è il mio colore preferito, io ce l'ho questa matita, già è più che scaduta questa, però non trovo, e quindi questa non è nell'occhio, la continuo a usare fino a che la troverò. 360, se qualcuno la trova mandami il link, perché sono dei prodotti che a volte qua per buttare, li trovi solo d'inverno. Questo da lavare. E no, questa bella, e questi sono altri. Guarda, un colore che ho trovato simile. No, non è questo, questo è di occhi. Di occhio. Occhi. Di occhio. Devo temperare. Solo per pulire intorno, che mi piace pulito. E quindi, ragazzi, lo tolgo tutte le cosine da buttare. C'è un po' di unghie. Questo lo lavo anche, anche per prendere dei prodotti. E questo qua lo tengo anche. Non devo solo dare una pulitina con questo qua, perché. Pulito. Che è il mio preferito. Lo uso anche come fondotinta ogni tanto per portare in viaggio, che non posso portare cose, tante cose. Questo è NC30, però di estate io uso il 35. Io no. D'inverno quello lì va bene. E c'è un resto di Coco Mademoiselle, che non c'è neanche resto. C'è. L'ultimo espluso. Mi piace molto perché lui c'ha un odore anche un po' terroso. Questo è Coco Mademoiselle. È un profumo che lo voglio comprare. Ok, finito. È praticamente vuoto, c'è questo che lo tolgo anche per buttarlo. E adesso quello che devo tenere, li rimetto dentro. Così com'è. Non li pulisco le confezioni oggi. Quindi li rimetto dentro quella fondotinta Shiseido. Questo qua non rimetto perché in realtà non mi serve, non lo uso come fondotinta. E rimetto questo fondo, rimetto questo, rimetto.
Mi metto questa mostra grave dei rossetti. Questi qua sono sempre da pulire, ma non è il momento di pulire queste cose, che è tardi. Le metto dentro questo rossetto che non vi ho fatto vedere, ma tanto è del Brasile, li metto dentro. Le metto dentro le cose delle ciglia e la matita 8 che non so usare adesso, ne metto dentro questo che è il mio preferito di contorno labbra, e questo è dell'Icon, è 104 naturale, li metto quello lì piccolino, pennelli non li metto, ma tanto domani li comincerò a usare, poi questi due li metto dentro da usare, che sono quelli per occhi, quando potrò utilizzare li metto. E adesso io devo prendere un fondotinta da usare, da metterlo dentro. Ah, lo metto dentro anche questo. Mi ricordavo che avevo comprato tre di quelli della Kiko, ma in realtà ho preso solo due, che strano. Un po' tristi per questo, sai? Però va bene. Va bene anche così. Ok, questi qua sono i miei ricordi. Questo, spazzatura. E adesso cosa metto qua dentro? Idratanti. Questo è un po' grande, ma adesso c'è spazio. Questi idratanti li metto in più. Quel fondo c'è lì e io metterò uno dei fondotinta, metto questo. Io penso che questo insieme a quel fondo là funzionerà, perché lui è un po' giallo per la mia carnagione. È questo che è quel giallo? Sì, l'altro è un po' rosa. Io ce l'ho uno un po' giallo e uno un po' rosa. Non potete vedere. Qua è il mio collo più. Magari qua non si vede tanto il coso. Però quando io uso luce naturale naturale io vedo bene che non è il mio colore, però cosa faccio? Come lui non è, io lo apro bene, lo spalmo bene e lo lascio il massimo trasparente possibile, anche perché è l'effetto che a me piace. Adesso pulisco tutto e questo qua sarà quello che userò questi giorni, e lo farò non diventare quello, sai, non diventare un colore così. Poi come bronzer, perché io d'estate in realtà uso più bronzer che cose. Io prendo il mio bronzer gigante, che adesso come ho svuotato un po' ci sta. E questa, se mancherà o se riuscirò a trovare, nel senso, se riuscirò a non avere qualcosa, poi non è il giorno della pulizia, che a questa settimana io non pulirò tutti i miei pennelli, pulisco anche questa. Li metto qua tutto, metto anche questo mio amico che era uscito fuori. E adesso la chiudo con tutta la difficoltà del mondo, perché ho messo questo coso, non riesco, perché io riesco, non mi chiamo Samira, faccio così, le cose si devono fare a strappi, e questo coso qua, ok, è uscita, i pennelli rimangono fuori perché tanto non sto usando, poi il massimo li infilo qua. Questa è la mia Nutella delle Spider-Man con il nome di un ragazzino, perché questo è stato un regalo nel compleanno suo, le ha dato questo come bomboniere. Ragazzi, quando fate le bomboniere, matrimonio, queste cose, date cose utili, questo è molto utile. E poi perché è il mio preferito? Perché io ho un sacco di necessaire, ma ne sono trasparenti. Quelle trasparenti sono le migliori, riesci a vedere cosa c'è dentro. Queste sono le cosine da buttare, farò vedere tutto quello che andrà buttato. Questo no, che no.
cosine da votare, non è tanto, però perché anche l'otto c'era un sacco di pennelli, quello faceva, prendeva un sacco di spazio, però è già qualcosina, nel senso, cose scadute, occhio che mi fanno allergia e bocca perché sono già vecchi, sono nel senso testura, odore diverso, quindi io di solito li metto nelle stesse cose che stanno già un po' vecchiette e tutto, quindi l'ho messo queste cose qua. Poi, appena ho bisogno di rossetti, comincio a prendere i rossetti che vedo che ce l'ho da un po' di tempo, fino a che vedo che è un po' che devono scadere, li butto. Bene, ragazzi, grazie per vedere questo video di 25 minuti. Un bacione!